Ad Aliano l'autunno comincia con la bellezza della storia, quella quotidiana però, quella che non si legge nei libri ma che, per chi è attento, si ascolta camminando attraverso i vicoli stretti del paese, tra le case di pietra e il rumore dei propri passi. Sono i racconti delle generazioni che hanno animato il paese, simbolo di una prigione che diventa enorme fonte di ispirazione, dove il visitatore è invitato a prendersela comoda e a fare un lavoro di introspezione. E quindi è un processo naturale che proprio Aliano ha ospitato il piccolo Festival delle Radici, che si inserisce nell'ambito della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia. Le radici sono la vita di questo paese, sono le uniche risorse di questo paese. Se non risaliamo alle radici e non partiamo dalle radici, probabilmente non abbiamo un futuro. Quindi questo Festival delle Radici nasce proprio sulla riscoperta delle testimonianze originali, quelle che si trovano, che si scoprono scavando sotto queste pietre di tecnologia, perché oggi viviamo in un continente europeo, siamo europei, dobbiamo rispettare le normative, la sicurezza, la tutela, le filiere alimentari, ma tutto ciò rischia di cancellare i termini delle nostre tradizioni, e quindi oggi vogliamo riscoprire, andare a ritrovare queste radici. Uno dei concetti chiave è appunto racconto attraverso le arti figurative, attraverso la fotografia, attraverso le registrazioni audio. Qual è il concept che è alla base di tutto questo? E proprio sono i racconti che ci aiutano a riscoprire le radici. Noi proietteremo le interviste rilasciate agli anziani del paese, ma sono interviste vere, di storie raccontate, vere, vissute, non inventate, non sentite dire. Sono fatti realmente accaduti di come si viveva qui 80 anni fa, 1935, addirittura fino agli anni 50, e sono delle testimonianze straordinarie che è necessario mantenere per come risorsa fortissima, anche e soprattutto da trasmettere ai giovani che non le conoscono. Le grandi distese desolate delle argille sembravano ondulare nell'aria calda come sospese al cielo. Le fonti di ispirazione furono intense e determinanti per la produzione del suo capolavoro letterario. Cristo si è fermato a Eboli. Una donna, una contadina di mezza età, maritata e con figli e che non mostrava a vederla nulla di particolare, era figlia di una vacca. Sotto di me c'era il burrone. Davanti, senza che nulla si frapponesse allo sguardo, l'infinita distesa delle argille aride, senza un segno di vita umana, ondulanti nel sole a perdita d'occhio, fin dove, lontanissime, parevano sciogliersi nel cielo bianco. Pubblicato in prima edizione nel 1945, il libro, tradotto in tutte le lingue, destò un enorme interesse e raggiunse immediatamente una diffusione universale per avere acceso un faro straordinario sul meridione d'Italia, sulle ragioni della sua arretratezza, ma anche sulla ricchezza delle sue tradizioni. Ecco dunque Aliano oggi, meta improvvisa di 30.000 visitatori all'anno. Sindaco, stiamo inquadrando una delle tantissime case con gli occhi. Che cosa sono queste case con gli occhi di Aliano? Le case con gli occhi di Aliano sono delle case che venivano realizzate contro il malocchio e gli spiriti malvagi a protezione degli abitanti della casa. Di questi esempi architettonici ne era disseminato il centro storico in maniera esponenziale, anche se oggi molte di queste case sono andate perse e quindi noi stiamo pensando di ricostruire sulle vecchie sagome queste case con gli occhi, che ne erano veramente tante in questa nostra piccola comunità. Case con gli occhi, incanti, magie, tanti racconti, e questo è il tema per Aliano del festival, del piccolo Festival delle Radici. Sì, è proprio questo il tema, dove comunque noi dalle radici cercheremo di tirar fuori il meglio della nostra comunità, la storia, la magia, l'antropologia e soprattutto il grande paesaggio dei Calanchi. Un invito per chi viene ad Aliano, mi viene da dire, prendete
fatevela comoda, venite qui, osservate, gustate, perché c'è anche da gustare. Certamente qui bisogna prendersela comoda e vivere i momenti della giornata in questo palinsesto abbastanza ricco di eventi, dove si intervallano le iniziative uno con l'altro e quindi automaticamente diventa tutto circa e intorno. Poi quali sono stati gli altri appuntamenti? Abbiamo aperto con il gruppo folk di Moliterno, ci sono stati tantissimi sindaci della Val d'Agri, della Montagna Materana e dell'area del Sauro che ci hanno onorati della loro presenza. E poi ci sono state una serie di eventi importanti, quindi le sfilate delle maschere cornute di Aliano, i nostri vestiti tipici alianesi che si sono incrociati con quelli di Moliterno, quindi in una magia unica in questa terra bellissima di Aliano. Questa due giorni si inserisce in quella che è il 24, la giornata nazionale dedicata proprio ai borghi autentici. Che cos'è? Tra l'altro so che c'è un gemellaggio tra il comune di Aliano e l'Umbria, di che si tratta? Allora, la giornata nazionale dei borghi autentici si tiene in 68 comuni d'Italia il 24 settembre di quest'anno. In ogni comune si realizzano eventi che hanno a tema l'autenticità. Vero, lo slogan è un tuffo nell'autenticità, si ricerca quindi di approfondire il tema delle radici, della storia, della cultura. Ogni borgo ha le sue peculiarità e qui ci troviamo ad Aliano, un borgo autentico che insieme a Monte Santa Maria Tiberina in provincia di Perugia organizza il piccolo Festival delle Radici. È un'iniziativa che vuole ritrovare quindi il passato, quindi le tradizioni, ma che vuole guardare al futuro, quindi vuole cercare di promuovere il turismo, un certo tipo di turismo sostenibile e responsabile attraverso i suoi protagonisti, i protagonisti della comunità locale. L'invito è rallentare, entrare in contatto appunto con gli abitanti, conoscere quali sono i piatti della tradizione, passeggiare per il territorio e ascoltare quali sono le tipicità di questi luoghi che li rendono unici e quindi autentici. Quindi quali sono gli elementi che rendono Aliano autentico rispetto ad altri borghi? Aliano è contraddistinto ovviamente dalla storia, dalla magia di Carlo Levi, che con insomma, la sua sapienza scrisse Il Cristo si è fermato a Eboli, dove descrisse quello che era il sud di un tempo. E poi ci sono i calanchi che contraddistinguono questo paesaggio e che attraverso il suo silenzio, attraverso le sue caratteristiche, conferiscono un'atmosfera del tutto unica. A livello nazionale qual è la programmazione, così per dire, lungimirante rispetto alla rete dei borghi autentici? Diciamo che l'Associazione Borghi Autentici d'Italia sta lavorando da oltre 2 anni in una rete di circa 40 comuni per creare quelle che sono le comunità ospitali. Aliano e Monte Santa Maria Tiberina in Umbria sono due di queste comunità ospitali che cercano di proporsi per un turismo diverso, fuori dai grandi flussi di massa, per le persone che sono curiose e che cercano appunto un contatto con i locali e scoprire cose diverse da quello che viene offerto sinora. Vi racconto il mio sud, ma qual è il sud di Teresa Lardino, giovanissima fotografa tra l'altro? Sì, grazie, il mio sud è questo, sono queste rughe, sono le mani, sono le tradizioni di Aliano, ma della Basilicata in generale. E penso che in ogni ruga, in ogni mano c'è una storia e a me piace ascoltarle, ma soprattutto raccontarle. Cosa c'è dietro questi volti? Tra l'altro lei fa un uso molto particolare della luce, del chiaroscuro, davvero molto suggestivo. Sì, ripeto, ci sono delle storie, a tratti c'è della malinconia, c'è dello stupore, c'è dell'allegria, c'è della riflessione. Per esempio c'era questo signore che stava fumando ed era molto triste, allora ho colto l'attimo proprio e ho trasmesso questa tristezza che stava provando il Signore in quel momento. Le vene, sembra, almeno questa è stata la mia impressione, le vene, le rughe accentuate di questi volti vissuti ricordano un po' le rughe e il vissuto dei calanchi, del territorio di Aliano. È quello a cui volevo collegarmi, è una terra arida, è una terra povera, ma in questa povertà c'è tanta ricchezza. Io per tanti anni sinceramente ho odiato questo posto e me ne volevo andare. Però poi qui ho trovato quello che cercavo ed è vero che bisogna restare e trovare quello che abbiamo dentro di noi, che non troveremo da nessun'altra parte.